Nel giorno in cui Francesco Forte si sblocca e trova il primo gol in bianco-rosso, il Teramo fa sua l'intera posta al Bonolis al cospetto di un tutto cuoio rinunciatario. Non una prova brillantissima quella dei biancorossi, che però hanno controllato le redini del gioco per tutto il tempo ed il risultato non fa una grinza. L'allenatore di casa Vivarini conferma la formazione tipo con Forte e Petrella in attacco. Il tecnico ospite Lucarelli torna in panchina dopo 4 giornate di squalifica. Out il difensore Colombini. In avanti spazio all'evanescente tridente Cristo, Giovinco, Shekilaze. Sin da subito l'andamento della partita è chiaro. Teramo manovriero ma poco incisivo negli ultimi 16 metri e costretto sovente a conclusioni dal limite. A metà tempo Cenciarelli con il sinistro impegna Feola che si distende e blocca. Al 38esimo l'azione è molto elaborata e porta alla conclusione Amadio, che però non impensierisce l'ex compagno di squadra ai tempi del Chieti, Feola. Dopo un paio di minuti proprio Amadio apre per Di Paolo Antonio, che affronta Marchetti e calibra un destro a giro comunque a lato. Nella ripresa i biancorossi tornano sul rettangolo di gioco con intenzioni più bellicose. Al quarto Forte si libera finalmente al tiro. Bella girata, deviata da Feola in angolo. Vivarini passa subito dopo al 4-2-3-1 con Le Noci al posto di Cenciarelli. Petrella sprinta per servire Forte, chiuso da Falivena. E d'azione d'angolo il Teramo trova il vantaggio poco prima del quarto d'ora. Batti e ribatti in area di rigore, provano Scipioni e Speranza, ma è il terzo tentativo quello risolutivo con la palombella di Francesco Forte, freddo nella precisa esecuzione di testa. L'attaccante cui il gol mancava tanto sfoga la sua rabbia prendendosi il giallo per essersi tolto la maglia. L'unica opportunità per il pari, il tutto cuoio ce l'ha al 25esimo, ma il neoentrato Masia spara clamorosamente alto davanti a Tonti. Scampato il pericolo, il Teramo riprende il controllo delle operazioni. Le Noci ispira il tacco di Forte che non inquadra lo specchio della porta. Il neoentrato Paolucci però dà il via all'azione del raddoppio. Il cross basso, smorzato, arriva ad Amadio che calcia di prima intenzione. Decisiva la correzione di Bachini che prende in controtempo Feola. Arrivano così i titoli di coda, finisce 2-0, il Teramo si allontana sensibilmente dalla zona pericolosa, per il tutto cuoio è crisi piena con la quinta sconfitta consecutiva. No, avevamo preparata in questo modo la partita, venerdì avevamo provato anche 4-2-3-1, dovevamo essere molto attenti nel primo tempo nel cercare di tamponare le giocate, le palle lunghe del tutto cuoio, quindi dovevamo essere molto coperti in fase difensiva, dovevamo stancarli un po', perché il 4-2-3-1 prevede Petrella esterno e Petrella lo dobbiamo far correre il meno possibile perché sia molto efficace. Nel secondo tempo dovevamo passare al 4-2-3-1, l'abbiamo fatto e penso che sia stata una mossa importante perché loro non riuscivano più a ripartire e noi siamo rimasti in fase offensiva, quindi accorciando le corse degli esterni e chiaramente dando spazio alle qualità di Petrella e di Paolo Antonio sulle fasce, perché in quel caso lì riuscivamo a prendere le seconde palle solo con due mediani. Ma sono cose che si provano, che si fanno e penso che portano i frutti. Ma l'importante è che la squadra ci abbia questo spirito, questa voglia di ottenere il risultato sempre, di lottare su ogni pallone, di essere molto propositivi sotto l'aspetto del gioco. Penso che abbiamo fatto un 60-70% di possesso palla oggi, abbiamo creato tante occasioni, complimenti ai giocatori. È un ragazzo che si sta applicando tanto, sta lottando su ogni pallone, per un attaccante il gol lo trasforma. Quindi di conseguenza in questo momento era diventato un po' appesantito di testa, voleva il gol a tutti i costi, quindi anche nel primo tempo se chiudeva i triangoli con Petrella potevamo sbloccare anche prima la partita, perché Petrella ha cercato molto di triangolare con lui e lui voleva assolutamente il gol, quindi adesso che si è sbloccato, insomma, secondo me andrà sempre meglio. Io sto già con la testa a Roma perché dobbiamo assolutamente ottenere vittorie, nemmeno i pareggi ci interessano, quindi dobbiamo assolutamente andare oltre l'ostacolo. Una partita molto tattica da parte di tutte e due le squadre, dove non ci sono state occasioni, molte occasioni da una parte e dall'altra. La più importante l'abbiamo avuta noi con Giovinco e poi è stata una partita molto equilibrata, dove chiaramente l'esperienza, la maggiore esperienza del Teramo l'ha fatta padrona, perché senza tirare mai in porta hanno vinto la partita con un calcio d'angolo e con un tiro deviato. Quindi
Io sono abituato a guardare, non siamo in Spagna, secondo me qui dove si guarda il possesso palla, qua si conta le occasioni da gol, e secondo me il Teramo, se poi mi sbaglio scusatemi, può darci sia un po' di stanchezza post partita, ma io mi ricordo un'occasione da gol del Teramo, mi ricordo bene quella di Giovinco, mi ricordo bene un rigore su Scichilazze dopo 7 minuti con Scichilazze davanti al portiere. Poi non mi ricordo, fermo restando poi complimenti al Teramo, perché quando si vince partite come queste è un segnale importante di unità, di voglia, di motivazioni, di partite. Ha usato l'altra settimana un collega molto più illustre di me, Allegri, ha detto in una partita vinta alla Juve col Genoa, sono importanti anche le partite sporche, sporche nel senso dove c'è da sudare, c'è magari da tenerla in bilico risultato fino alla fine. Oggi il Teramo ha vinto in quel senso, ha vinto in quella maniera, ma è importante, magari vincessi io le partite così.